Buongiorno a tutti e buon venerdì 22 ottobre 2021. Siamo giunti quasi al fine settimana. Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Quest'oggi, prima di iniziare la meditazione, vorrei solamente ricordarti una cosa: di iscriverti al canale. Troverai una scritta lì sul video dove c'è scritto proprio iscriviti. E così facendo potrai ricevere le notifiche ogni qualvolta che verrà pubblicato un nuovo video, una predicazione, uno studio biblico o tutte le altre rubriche e programmi che sono nel mio canale. Poi ti chiedo anche di attivare la campanellina delle notifiche su tutte, perché in modo tale che tu possa ricevere tutte le notifiche di quando verranno pubblicate delle notizie, dei post, dei video o quant'altro, ecco. Quindi era una precisazione che volevo fare all'inizio, ma ora passo subito alla scrittura, al Vangelo, alla parola di Dio che questa mattina ci viene rivolta in questi termini. Credi tu di avere ragione quando dici la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Questo testo lo puoi trovare nel libro di Giobbe, capitolo 35, il versetto 2. E il titolo di questa meditazione biblica è il continuo di quella di ieri, il colpo estremo. Che ora io ti metterò un link qui in alto sulla mia destra per andare a vedere magari il video di ieri, giusto per collegarlo. O altrimenti continua su questo e Dio ti benedica. Il colpo estremo. Nonostante le prove che si sono abbattute su di lui bruscamente, Giobbe non ha pronunciato una sola parola di ribellione. A questo punto Satana abbandona la partita, ma Dio rimane lì e continua a occuparsi del suo fedele servitore. Tre dei suoi amici vanno a confortarlo, ma non c'è ombra di consolazione nelle loro parole. Anzi, insinuano che egli sia oggetto di una punizione divina, forse per qualche grave peccato che aveva commesso. Giobbe allora si difende abbastanza energicamente, facendo valere la concretezza della sua vita di fede, ma le argomentazioni dei suoi amici, tra virgolette, che senza pietà hanno completamente travisato le ragioni di quelle prove, lo esasperano al punto da spingerlo ad affermare che Dio è ingiusto nel trattare lui, un uomo giusto, come se fosse un nemico. Coi suoi tre amici si svolgono lunghi e penosi dibattiti nel corso dei quali Giobbe insiste sulla propria giustizia e sui meriti che questa giustizia dovrebbe procurargli nel cospetto di Dio. Ma ecco che un quarto amico interviene e lo aiuta a vedere i fatti sotto una diversa prospettiva. E quindi, a corto di argomentazioni, Giobbe tace. Dio allora gli parla e gli rivela la sua grandezza, facendolo riflettere sulla magnificenza e sulla perfezione del creato e inducendolo a riconoscere la propria nullità di fronte a tanta grandezza. Allora Giobbe pronuncia le seguenti memorabili parole: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Libro di Giobbe, capitolo 42, i versetti 5 e 6. Da quel momento Giobbe apprende la lezione che Dio vuole insegnargli. Ha imparato a conoscere se stesso, ma anche a conoscere Dio, il quale trasformerà di lì a poco le sue terribili prove in grandi benedizioni. La sua salute e i suoi beni gli sono restituiti. Altri figli gli vengono dati. Dio benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, proprio come è scritto nel libro di Giobbe, capitolo 42, il versetto 12. Mi soffermo solo su un aspetto e sarò molto breve. Giobbe capì chi era Dio e tacque. Solo allora Dio parlò al suo cuore. Dopo di ciò
Giobbe ha potuto affermare la frase che abbiamo letto: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Ha avuto una meravigliosa rivelazione dell'Iddio vivente. Ma su quello su cui mi voglio soffermare è questo, che solamente quando Giobbe tacque, Dio parlò al suo cuore e ricevette una parola. Ci sono delle fasi nella vita, dei momenti, in cui è difficile tacere. È difficile, te lo posso garantire. Ci sono passato e chissà quante altre volte ci passerò. So però una cosa, e la so per certa, che quelle poche volte nella quale io, personalmente io, ho taciuto, Dio ha parlato al mio cuore e mi ha reindirizzato sulla giusta via. Ti faccio un brevissimo esempio. Un giorno stavo facendo una scelta veramente disastrosa. Cioè, erano successe un po' di cose, mi ero convinto che non ero nel posto giusto, che non ero nella chiesa giusta, mi ero convinto al 100% che dovevo cambiare chiesa. Ormai avevo dato le dimissioni, tra virgolette, a tutti, avevo parlato col pastore, col consiglio di chiesa, avevo deciso di andarmene. Ma poi a un certo punto mi sono appartato, sono stato in un luogo, al centro Cades, in un luogo dove lì ho potuto pregare. Ho potuto cercare la faccia del Signore e ricordo che le mie preghiere erano molto brevi rispetto a tutti gli altri giorni. Erano così: Signore, dimmi cosa devo fare. Punto. Non avevo altre preghiere, non facevo intercessione, non chiedevo preghiere per i miei figli, per la mia famiglia, per nessuno. Solamente avevo desiderio di ricevere una parola da parte di Dio. E un giorno, mentre leggevo la Bibbia, ad un certo punto la meditazione di quel giorno mi portò a considerare la vita di Balaam. Si trova nell'Antico Testamento. E a un certo punto, mentre leggevo quella storia, una parola arrivò dritta al mio cuore, dicendomi testuali parole: la via che stai percorrendo è contraria al mio volere. Quella parola fu una parola di rivelazione. Capii qual era il proposito di Dio. Io non me ne dovevo andare. Io dovevo stare lì in silenzio, in umiltà, e dovevo imparare la lezione che Dio stava per darmi. E così fu. Disse: Signore, non è facile per me ritornare ora indietro, chiedere scusa e rimanere in quella comunità, ma solo perché tu hai parlato, io lo farò. E ricordo che la benedizione fu così grande che la condivise con tutte. Quindi, fratello, sorella, amico o amica, se stai attraversando una situazione difficile, qualsiasi essa sia, io ti chiedo con tutto il cuore, non parlare. Ma chiedi a Dio di farti capire cosa fare. Con poche parole: Signore, cosa devo fare in questa situazione? E poi, come dice la Scrittura, stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Dio ti benedica e ti fortifichi. Pace.